Ciao a tutti amici nerazzurri, rieccoci qua con le interviste all'Interclub. Come sempre col Kuma Nerazzurro e come sempre in collaborazione con Nerazzurri siamo noi.it. Oggi andremo ad intervistare l'Interclub Monaco di Baviera. Io non mi perdo in altre chiacchiere, vi lascio al video, buona visione. La prima domanda te la voglio fare io e voglio chiederti come e quando nasce l'Interclub München. E poi, seconda cosa, è più giusto dire München o Monaco di Baviera? Così è più facile anche riportarlo nel titolo. Guarda, vivendo a Monaco da 3 anni e mezzo, ti dico che neanche io so come si dice ancora il nome della città, perché in realtà è tipo München, quindi una cosa ancora più diversa. Sì, ho creato il club 3 anni e mezzo. L'idea viene dal fatto che vivevo prima a Dublino e facevo parte dell'Interclub di Dublino. E una volta arrivato qui a Monaco ancora non era stato creato il club di Monaco di Baviera, quindi insieme ad altri ragazzi abbiamo deciso perché non provare, e c'è stato un riscontro molto alto, quindi nel giro di qualche settimana siamo arrivati al numero minimo e poi siamo cresciuti nel corso del tempo. Al momento siamo circa 80 soci, e la maggior Buono. parte italiani, anche la presenza di qualche ragazzo tedesco. Bah, si parla spessissimo in italiano, ogni tanto proviamo a buttare lì qualche parola in inglese o qualche parola in tedesco. Ma allora lì, vivendo da 3 anni e mezzo lì, tornando indietro un pochino nel passato, avresti preferito vivere con i tedeschi la finale di Champions o la partita dell'anno dopo col gol di Pandev? Ma guarda, la partita di Champions, onestamente, mi è piaciuta viverla insieme a ragazzi italiani dove vivevo a Roma, quindi è stato veramente indimenticabile. Quindi con gli amici di sempre è stato un momento talmente storico che non cambierei niente. In Germania avrei onestamente vissuto meglio il 3-2 di Pandev all'ultimo minuto con Tra l'altro, esplosione. Considerando che vediamo le partite in un pub, spesse volte al 90esimo arriviamo con un paio di birre di troppo, magari in corpo, sarebbe stata un'esplosione veramente clamorosa e sarebbe stato divertente da viverlo, sì, dai. mentre invece andando a spulciare sulla vostra pagina, sia soprattutto su Instagram, io ho notato due cose. La prima, ho notato che voi del vostro Interclub avete avuto un incontro con un grande tedesco della storia dell'Inter, ovvero Andreas Brehme. In secondo luogo, ho visto che anche tu hai avuto l'occasione di intervenire sulla televisione ufficiale dell'Inter. Come sono andati i due eventi e qual è stato più emozionante? Allora, onestamente, l'incontro con Andy Brehme qui a Monaco è stato clamoroso, è stato bellissimo perché abbiamo organizzato una giornata con foto di rito alla Marienplatz. E sono venuti praticamente il 90% dei soci partecipanti. Abbiamo fatto delle foto e poi all'improvviso è comparso Andy Brehme, che era stato contattato da un altro ragazzo che ha contatti con lui pressoché giornalmente, quindi un amico praticamente per lui. E quindi è stato disponibilissimo, si è unito con cori nerazzurri con noi. Quindi è stata veramente un'emozione grande anche per quelli un po' più stagionati come me, che almeno ricordano le sue gesta. Insomma, è stata veramente un'esperienza clamorosa. E invece, diciamo che l'intervento su Inter Channel è stato più un regalo, perché alla fine dei conti abbiamo fatto veramente giusto un commento pre-derby, prima del 3-0 dell'anno scorso. E diciamo che ha portato fortuna, dai. Sì. Assolutamente, assolutamente. Ma abbiamo parlato di passato, arriviamo al presente. È arrivato da qualche mese a questa parte, anche se si è visto ancora poco, purtroppo, Robin Gosens. Quali sono i pensieri tuoi e quali sono soprattutto quelli dei tedeschi? Guarda, pensieri miei sono che spero che riceva un pochino più di spazio perché lo vedo parecchio in forma, quindi speriamo che già da sabato possiamo vederlo un pochino più in campo. E pensieri dei tedeschi è che molti ragazzi che erano un po' più scettici sull'Inter, non seguivano un po' le nostre gesta ultimamente, si sono un po' più avvicinati a vedere un po' cosa combiniamo a livello di risultati, perché chiaramente è diventato un po' più interessante per loro sapere cosa fa il loro connazionale, diciamo. Però sono convinti di loro stessi che sia un grande campione, quindi supporto da parte dei tedeschi anche per via di Gosens, dai. Sì, ho visto che vi organizzate spesso nel pub a Monaco. Voglio chiedervi, avete organizzato delle trasferte ancora? Siete mai andati? E in secondo luogo, come vedi l'Inter di quest'anno? Credi possa regalare una gioia enorme, parlando della vittoria dello Scudetto, la vittoria della Coppa Italia, anche a voi che seguite l'Inter dall'estero con un club?
Allora, guarda, per la prima domanda riguardo trasferte ufficiali, diciamo che ci siamo organizzati con macchinate finora, quindi non abbiamo mai organizzato, diciamo, un pullman o qualcosa di veramente grande. Ci siamo organizzati con macchinate per ora, quindi la massima partecipazione è stata di una decina di noi, per Inter-Juve di quest'anno, che è stata la prima occasione dopo la pausa Covid per tornare un pochino allo stadio. E, al momento non abbiamo grossi programmi di organizzare pullman perché alla fine è spesso complicato raggiungere un numero elevato di persone, quindi pure per costi e per partecipazione preferiamo organizzarci poi in settimana con la macchina si parte e chi ritorna magari dopo la sera stessa, chi ritorna la mattina successiva, quindi sicuramente entro la fine dell'anno faremo un'altra trasferta a Milano. E per la gioia alla fine della stagione, ti dico spero, perché in questo momento ho perso un pochino di sicurezza. Se mi avessi fatto questa domanda fino a 3-4 settimane fa, vedendo un leggero calo della squadra, ti avrei risposto sì, sicuramente arriverà la gioia dello scudetto. Ero certo al 100% che non avremmo potuto perdere così tanti punti nel giro di solo qualche settimana. E sono molto fiducioso per la Coppa Italia, per lo scudetto un po' meno. Dipende da tanto da come evolveranno le prossime settimane. Penso che in caso di vittoria con Fiorentina e Juve, magari ci si può cominciare a credere più abbondantemente, ma per il momento sono, ammetto, un pochino più scettico, purtroppo, e vedo che ci si sta girando un po' tutto male. Che le giornate che mancano alla fine ormai non sono tantissime, siamo quasi al traguardo finale. La partita con la Fiorentina di sabato sarà l'ultima prima della pausa della nazionale e quindi spostandoci un po' sugli azzurri ti chiedo come hai vissuto l'Europeo di quest'estate e com'è il rapporto con i tedeschi da parte degli italiani? Ok, allora, l'Europa di quest'estate è stato clamoroso perché non ho mai visto così tanti ragazzi italiani qui in Germania, a Monaco di Baviera, tifare tutti insieme la stessa squadra. Quindi è stato veramente bello a partire dalle partite del girone, già c'era un'atmosfera incredibile, tantissimi ragazzi insieme nei Biergarten, che comunque nei vari club si erano riuniti per vedere partite. Cori, birre, è stata atmosfera clamorosa. Andando sempre più avanti, anche con la partita qui a Monaco di Baviera contro il Belgio, è salita sempre più la fiducia, diciamo, nella vittoria dell'Europeo e caroselli che si sono sovrapposti praticamente già dagli ottavi di finale con grandissima gioia. E dal punto di vista invece di come ci vedono i tedeschi, guarda. E dico che sono stati, ci hanno supportato alla fine, quindi non, anche loro avevano, cioè, se dovevano scegliere tra noi e gli inglesi, alla fine si schieravano un po' più dalla parte nostra. Quindi non sono stati sicuramente contenti su come è andato il loro di europeo, però dal punto di vista del risultato finale non sono stati poi così insoddisfatti che l'abbiamo vinta noi contro gli inglesi. Ma di tutte le partite che hanno perso contro di noi, qual è quella che soffrono, per cui soffrono ancora? Ma guarda, Quindi onestamente non. ne Sì, ma penso. A me, colleghi e amici parlano spesso di Balotelli, Balotelli, Balotelli. ha pensato tante. Ah, Quindi Balotelli. penso che gli sia rimasta. Quella che gli sia rimasta più in mente sia stato il 2-1 dell'Europeo. Quindi con doppietta di Balotelli lì, penso che quella lì ce l'abbiano ancora parecchio su perché erano convinti di essere di gran lunga superiori. Poi, comunque. Tirano fuori in mezzo il fatto che comunque ci hanno battuto nell'Europeo successivo, se non sbaglio, ai rigori, quindi comunque, insomma, hanno anche loro i loro punti di forza, dai. Ti faccio l'ultima domanda, ancora sulla nazionale. Mondiale sì o mondiale no, visto che manca praticamente una settimana alle ultime partite di qualificazione? Penso che ce la faremo, sono più fiducioso, non potrei credere del fallimento su due mondiali di seguito, penso che la squadra ci sia, manca probabilmente un centravanti ancora titolare che faccia la differenza, ma magari se dovesse giocare Scamacca sarei più soddisfatto e più fiducioso, ma sicuramente per la prima partita non credo che ci possano essere problemi, per la seconda ce la si gioca probabilmente col Portogallo, sarà un po' più complicata. Ma la rosa nostra dovrebbe essere superiore, spero che ce la faremo, dai. Sono più fiducioso del passaggio dell'Italia al Mondiale che dalla vittoria dello scudetto dell'Inter. Ringraziamo te e Grazie, ragazzi. l'Interclub, speriamo di rivedervi presto magari allo stadio per festeggiare qualcosa di importante. Speriamo Grazie davvero. mille e come dicono là, Inter Uber Alles.
Grandissimo. Grazie Però, ragazzi, buona giornata a voi. Federico, Grazie ragazzi per il vostro tempo e la grazie a te, vostra. grazie mille a Federico. te per la disponibilità. Ciao e forza Grazie. Inter. Buona giornata. Sempre Ciao, ciao, ciao. Forza buona giornata. Inter. Ringraziamo Federico e tutto l'Inter Club di Monaco di Baviera per la disponibilità che ci hanno dato. Io vi ricordo come sempre che in descrizione trovate il link all'articolo testuale su nerazzurrisiamonoi.it e questa era la nostra intervista all'Inter Club Monaco di Baviera. Se vi è piaciuta mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live. Passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video o una prossima live. Forza Inter!